Ciao a tutti! Nel nostro percorso delle magie dell'SRD siamo arrivati a un gruppo di magie che tratteremo tutte insieme perché hanno una struttura meccanica simile, che è nuova della quinta edizione per quanto abbia dei punti in comune con le precedenti edizioni. Parliamo cioè delle magie di evocazione, o più nello specifico le magie che evocano, che fanno comparire creature aggiuntive sul campo di battaglia. Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. Dare questa possibilità agli incantatori nella storia di D&D è sempre stato ritenuto necessario, ma ha anche sempre creato un sacco di problemi, a livello formale e meccanico, a un gioco non pensato per campi di battaglia affollati, e questo è il motivo per cui a ogni edizione troviamo meccaniche diverse. Una creatura in più sul campo di battaglia è tempo di gioco in più, tiri di dado in più, punti ferita in più di cui tener traccia, chi la gestisce e la interpreta, cosa può fare o non può fare, che comportamento ha, in che misura ci si può comunicare. Tutto ciò ha sempre rappresentato dei grossi grattacapi per gli sviluppatori, che però non hanno mai voluto o potuto privare i giocatori della possibilità di avere alleati evocati, che è una cosa che fa parte ormai dell'immaginario di D&D e soprattutto della sua letteratura, basti pensare a Driss Do'Urden e la sua pantera, che è solo un esempio. La soluzione che si è inizialmente trovata nella quinta edizione sono le sei magie che trattiamo qui, divise in due sottogruppi. Il primo composto da evoca animali, evoca elementali minori e evoca creature boschive, che hanno la possibilità di chiamare a combattere una creatura o gruppi di creature. E il secondo composto da evoca celestiale, evoca elementale, evoca folletto, che invece si concentrano nel chiamare una singola creatura potente. Si tratta di magie che arrivano la più bassa a livello 3 e la più alta a livello 7, disponibili al druido, tutte tranne evoca celestiale, che è solo per il chierico. Il ranger può lanciare evoca animali e evoca creature boschive, il mago può lanciare le due magie di evocazione degli elementali, e infine il warlock può lanciare la magia evoca folletto. Cominciamo col dire che tutte queste magie, benché abbiano tante piccole differenze, hanno delle caratteristiche in comune, sono magie a concentrazione anzitutto, della durata di un'ora, sono aumentabili, permettendo di evocare creature più potenti o più numerose. E infine, le due cose più interessanti e controverse, ovvero che le creature evocate, anche se sono sempre amichevoli all'incantatore e seguono i suoi comandi per il tempo della magia, non sono solo interpretate e controllate, ma addirittura scelte dal master, ovvero quando l'incantatore lancia queste magie, non ha totale controllo su ciò che effettivamente comparirà, che è a discrezione del master. Questo è un aspetto che non è chiarissimo dal testo delle magie, ma che è stato chiarito attraverso dei tweet e compare ora sul Sage Advice Compendium. Questa è una scelta di design che dà al gioco un'impronta orientata più alla narrazione che alla tattica. Il fatto di non poter scegliere quali creature evocare, infatti, mortifica molto le potenzialità della magia a livello tattico durante un combattimento, in particolare per le due magie del gruppo che si lanciano con un'azione. L'unica certezza che l'incantatore ha è sul numero e sul grado di sfida delle creature. Dall'altra parte, lascia aperta la possibilità a discrezione del tavolo di un'interpolazione fra la volontà dell'incantatore e la discrezione del master, cioè il master può comunque decidere di chiedere all'incantatore cosa vuole evocare. Sebbene a mio avviso l'intento sia lodevole, cioè quello di portare il gioco su una dimensione di racconto condiviso, concertato, di ridurre l'agonismo, questo tipo di ambiguità non è stato recepito positivamente dalla comunità, che è ancora legata alla contrapposizione master-giocatore e vorrebbe regole più chiare, specialmente quando si tratta di combattimento. Se viviamo il gioco come una sfida fra master e giocatori, il fatto che il master scelga le creature delle evocazioni può essere percepito quasi come una scorrettezza, l'ennesima dimostrazione della master-centricità di D&D. Il principio è un po' lo stesso dell'altrettanto discussa meccanica discrezionale del DM dell'archetipo dello stregone della magia selvaggia. Se raccogliete opinioni in proposito, sentirete che c'è chi lo osanna e chi lo ritiene semplicemente ingiocabile, e il motivo è proprio questo inserimento della discrezionalità del master in un campo che generalmente è considerato di proprietà dei giocatori. Sebbene la Wizards abbia tenuto ferma la sua linea per un po' di tempo, tant'è che sulla guida di Xanathar compaiono altre tre magie a tema demoniaco sulla falsariga di queste sei,
Nella guida di Tasha, in linea con le evoluzioni che sta avendo il gioco in generale verso una direzione più orientata alla tattica, come ho spiegato anche analizzando il materiale su OneD&D, è proposto un modello molto diverso di evocazione, in cui il giocatore, pur avendo scelte più limitate, ha il totale controllo di quello che evoca, che diventa quindi in qualche modo parte del suo personaggio e non più elemento aggiunto alla narrazione, su cui quindi il master avrebbe potuto avere voce in capitolo. Questo per dire che le magie che andiamo a analizzare oggi rappresentano già un po' il passato di D&D. Sono in qualche modo l'emblema del gioco presentato al pubblico nel 2014, che era un gioco tradizionale ma orientato alla narratività, occhieggiante al mondo dei giochi narrativi. Ad eccezione delle due magie evoca animali e evoca creature boschive, le evocazioni si lanciano in un minuto. Questo significa che solo le prime due sono lanciabili in combattimento. Questo anche a sottolineare il fatto che si tratta di magie utili alla narrazione più che alla tattica. Parliamo adesso delle tre magie che evocano gruppi di creature. Tutte e tre permettono all'incantatore di scegliere il numero e in base al numero il grado di sfida associato alle creature. In base a questa scelta il master sceglierà le creature che, attenzione, non devono necessariamente essere stampate su qualche manuale. Un master potrebbe inventarsele di sana pianta e anche sul momento, e potrebbe rendersi necessario perché ad esempio un giocatore potrebbe decidere di lanciare evoca elementari minori, scegliendo di evocare due elementali di grado di sfida 1. Se però il tavolo ha a disposizione solo i mostri delle regole base, non ci sono elementali di quel grado di sfida. A questo proposito, il master deve essere preparato, sapendo che un giocatore ha a disposizione questa magia, e aver creato o adattato degli stat block per l'eventualità. Questo, da un lato, rende questo tipo di magie aperte a innumerevoli possibilità, limitate solo dalla creatività del master. Dall'altro però, per alcuni tavoli può essere un problema, perché molti master potrebbero non avere tempo da dedicare alla stesura di stat block appositi, e nemmeno per studiarsi quelli esistenti ed essere pronti a sceglierli sul momento senza dover scartabellare i manuali. D&D è già un gioco che chiede molto al master, e quindi spesso la soluzione che si adotta di fatto è quella di delegare la scelta ai giocatori che hanno più interesse, più tempo da dedicarci. Tornando ai nostri incantesimi, è importante notare che il giocatore tira una singola iniziativa per le creature evocate, indipendentemente dal numero, ed è, attenzione, l'unico indizio che ci dice che nelle intenzioni degli sviluppatori le creature evocate debbano avere lo stesso stat block, o almeno lo stesso punteggio di iniziativa. Le creature obbediscono ai comandi verbali e sulla magia è specificato che dare un comando non richiede azioni. Realisticamente questi comandi non potranno quindi essere molto complessi, costituendo un'azione, da regole, parlare più di un certo tot. E verranno impartiti alle creature come gruppo, ovvero non ci sarà modo di impartire comandi separatamente a ciascuna creatura, come invece è specificato in altre magie, ad esempio animare oggetti. Ricapitolando, quindi, queste magie funzionano così. Il giocatore sceglie il numero e il grado di sfida. Il master sceglie il tipo di creature. Il giocatore tira l'iniziativa per il gruppo di creature, che sarà quindi diversa da quella del suo personaggio, eventualmente anche in un punto lontano del round di iniziativa. Sarà il personaggio, l'incantatore, a dare semplici comandi verbali alle creature. Non è che può indicare cose sulla griglia, per intendersi. È il personaggio che spiega alle creature a voce quello che devono fare, in una o due parole, nel suo turno. Il master si deve annotare il comando e poi, quando viene il turno del gruppo di creature, dopo che è passato del tempo, in un campo di battaglia che potrebbe essere completamente diverso, interpretare le creature che seguono il comando. Questo seguendo le regole alla lettera. Ora, qualcuno di voi ha mai fatto così? Generalmente quando a un tavolo mi capita di fare questa spiegazione ci sono scene di panico, gente che strappa la scheda. L'interpretazione letterale non è brutta, ha anche il potenziale di far venire fuori delle belle giocate. Il problema è che è obiettivamente complessa e dà la sensazione ai giocatori che le evocazioni non siano uno strumento utile in combattimento, o quantomeno non siano affidabili. Nei primi anni di D&D 5e girava una combo, che consisteva nell'usare la magia evoca creature boschive per evocare folletti che possono lanciare magie. Ce ne sono un sacco che possono lanciare ad esempio metamorfosi, o ancora evoca creature boschive. Chiaramente questa combo deriva da una lettura superficiale delle regole, in particolare perché il giocatore non può decidere quali creature evocare. Una piccola nota su evoca animali: è importante fare attenzione che gli animali evocati non sono davvero animali, ma contano come folletti. Questo li esclude come bersagli da magie che agiscono solo su animali, come amicizia sugli animali ad esempio.
Su Evoca creature boschive invece è curioso il requisito di un componente materiale che può essere sostituito da un focus, da un druido, ma dal ranger no, che è una bacca da grifoglio per ogni creatura evocata. Le tre magie che servono a evocare una creatura singola potente invece arrivano al livello più alto, al quinto l'elementale, al sesto il folletto e al settimo il celestiale, mentre le altre tre magie arrivano al livello 4 e solo evoca animali arriva al livello 3. Le creature evocate con queste magie possono essere di grado sfida massimo più alto, rispettivamente 5 l'elementale, 4 il celestiale e 6 il folletto. Per l'elementale e il folletto si nota che perdere la concentrazione non interrompe l'evocazione, ma implica la perdita del controllo della creatura, che diventa ostile e quindi sono cavoli amari per l'incantatore. Anche in questo caso siamo di fronte a caratteristiche pensate per creare situazioni emozionanti e rendere l'idea del pericolo della magia, ma scoraggianti dal punto di vista puramente tattico. Per il resto, queste magie funzionano come quelle già descritte, anche qui con il dettaglio della componente materiale diversa per ogni tipo di elementale, che assume un significato nel gioco solo nel caso in cui l'incantatore non abbia accesso a un focus. Signori, abbiamo finito anche questo speciale sulle evocazioni, diciamo vecchio stile, tradizionali di D&D 5e. Finito questo viaggio negli incantesimi dell'SRD, ci dedicheremo anche agli altri incantesimi, quelli usciti sui manuali, e quindi avremo modo di fare un video anche sugli le evocazioni nuove, quelle di Tasha. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate di queste magie, se le usate al tavolo, se le interpretate alla lettera o le modificate, se preferite quelle di Tasha, se proprio le evocazioni vi stanno sulle... Scrivetemelo nei commenti, non prima di esservi iscritti al canale. Per oggi dalla scimmia è tutto, alla prossima!